Benvenuti pirati scalmanati. In questa guida vi mostreremo uno degli indizi su De Marco. Ma per poterlo verificare dovrete camuffarvi proprio come me. Non per forza nudi, ma ho preferito farlo per avere maggiori certezze. Ne approfittiamo per ringraziare il nostro pirata scalmanato Blazebeard2313 per averci fornito questa dritta. In questi giorni sta veramente in fissa e riesce a scovare indizi che fornisce la Rare sui social prima di tutti. Per prima cosa vi consiglio di spawnare con la vostra imbarcazione all'Ancient Spire, perché il vostro obiettivo sarà Ruby's Fall, nelle Devils. Nello specifico, dovremmo incontrare Tony Falò alle 10.55 in punto. Non abbiamo provato, ma dovrebbe funzionare anche alle 22.50. Anzi, vi invitiamo a farcelo sapere nei commenti. Parliamo di equipaggiamento. Abbiamo bisogno della Fallen Sea Dog Lantern. Se non l'avete recuperata, seguite la nostra guida al tal proposito, cliccando sul link in alto a destra. Dalla cassa dell'equipaggiamento in nave dovrete equipaggiare il cappello del Grande Pirata. Esso potrete sbloccarlo completando la prima Telltales della Shieldbreaker. Ma se non sapete come fare, anche per questo abbiamo una guida. Cliccate sul solito link in alto a destra. Per tutto il resto dei vestiti, come vi anticipavo all'inizio, ho preferito non indossare nient'altro, ma solo per sicurezza. Passiamo ora al forziere delle vanità. Equipaggiate per la benda per l'occhio quella del Kraken inchiostrato e per la gamba di legno quella del lupo di mare criminale. Entrambi gli oggetti potranno essere acquistati dallo specifico vendor in qualsiasi avamposto per pochi spiccioli. Passiamo ai tatuaggi. Parte un po' più complessa, dovrete equipaggiare quello dei mascalzoni adorabili. Se non l'avete sbloccato, vi lasciamo anche in questo caso una guida. Ricordate che dovrete seguire solo quelli del set dei mascalzoni, che per l'appunto hanno questo simbolo rosa di questo cuore intrecciato. Ma con calma, sbloccate tutte le storie di Umbra, sono davvero fantastiche, ve le consigliamo. Ora che abbiamo tutto il necessario, ci recheremo a Ruby's Fall. Ma state attenti, perché spesso i vulcani erutteranno e potrebbero disturbarvi durante il raggiungimento dell'obiettivo. Se invece è ancora presto, approfittatene per fare qualche screen e postatelo sulla nostra community di Facebook e Discord. Ultimo Dunedain apprezzerà sicuramente essendo amante delle Devil's Roar. Avviciniamo la nave in questa piccola porzione di terra in cui troveremo Ruby's Fall. Orologio alla mano e aspettiamo le 10.55 in punto per poi parlare con Tony. Ma prima di farlo, equipaggiate la lanterna. Non siamo sicuri sia del tutto obbligatorio, ma è fondamentale averla per il proseguo della storia. Se siete troppo pigri per far tutto, allora godetevi il messaggio del nostro amico. Che dire, questa storia inizia ad infittirsi sempre di più. Ma voi avete realmente qualche dubbio su chi possa essere stato l'assassino di De Marco? Scrivetecelo qui nei commenti. Noi pensavamo fosse Amaranta, ma a quanto pare abbiamo toppato. Che sia proprio la sorella dei Sedi. A presto, pirati scamanati!